Andrea Talent è un'iniziativa che nasce con appunto l'assessorato al futuro proprio per mettere in risalto i giovani talentuosi della nostra città, talenti che vengono esplicati in vari ambiti, in vari campi. Ci teniamo insomma a metterli in risalto affinché possano essere da stimolo e da esempio anche per gli altri ragazzi e ragazze andriesi, e inoltre cerchiamo in questo modo di sfatare un po' il luogo comune secondo cui i giovani sono un po' ineducati, non diciamo avvezzi al vivere civile. Per cui con questa iniziativa vogliamo appunto metterli in risalto, vogliamo farli conoscere, vogliamo dialogare con loro e trarre anche magari delle idee innovative per la nostra amministrazione. Più o meno abbiamo calendarizzato un incontro a settimana, quindi ogni settimana avremo ospite qualche ragazzo insomma, che si proporrà, che magari viene individuato anche sulla base di iniziative pregresse. Con questi appuntamenti cercheremo appunto di dialogare con loro, facendo conoscere sia il progetto sul quale in quel momento stanno lavorando, sia appunto i loro sogni. Quindi sarà un confronto costruttivo. I talenti riguardano qualsiasi cosa, sia dal punto di vista della formazione ma anche professionale. Avremo ospite un ragazzo che ha fatto impresa sul nostro territorio, questa è una notizia in Puglia, perché molto spesso i giovani tendono sempre ad andare via, ad allontanarsi dalla nostra città, dal nostro territorio. Quindi abbiamo proprio intenzione di dare il risalto a questi talenti ritenuti tali, e lo faremo ogni settimana più o meno proprio a Palazzo di Città, proprio nel luogo delle istituzioni, anche per dimostrare vicinanza delle istituzioni alla componente giovanile della nostra città. La scuola qui è un progetto nato a giugno del 2021, ma la sua realizzazione risale a gennaio di quest'anno, poiché ci abbiamo impiegato più di 5 mesi per scrivere tutto il codice per il sito. Il nostro obiettivo è quello di poter agevolare gli studenti nello scambio e nella vendita dei libri scolastici per le scuole superiori. Siamo partiti dalla provincia BAT, la quale si è dimostrata molto attiva in questo campo, dal momento che ci sono dal momento che molti utenti utilizzano il sito e sfruttano le sue potenzialità, cioè quella che il sito permette una compravendita senza commissioni, cioè nel momento in cui uno mette in vendita il proprio libro ricava l'intero profitto che gli viene destinato. Non ci sono intermediari, non ci sono commissioni aggiuntive. Vale lo stesso anche per chi compra, paga il libro a metà prezzo senza pagare ulteriori commissioni che gli verrebbero applicate in altri modi, cioè recandosi per esempio in punti fisici che fanno lo stoccaggio di libri. Il progetto si sta rivelando molto vantaggioso per tutti gli utenti che lo visitano, e più che altro rappresenta quello che è un'innovazione dal punto di vista tecnologico, soprattutto nella città di Andria, la quale viene presa in seria considerazione dal punto di vista giovanile. I vantaggi, come già detto, sono principalmente due. Il primo è che possono entrare direttamente in contatto l'acquirente e il venditore. Il secondo è che non ci sono commissioni, quindi questo implica una vendita diretta e anche un risparmio sia a livello economico ma anche di tempo. Infatti il sito, avendo un unico scopo, ha la possibilità di concentrare tutte le proposte della propria città, in questo caso della propria provincia, in un unico portale. Questo poi permette una visualizzazione rapida degli annunci presenti e quindi una scelta che può essere effettuata a colpo d'occhio confrontando i vari prezzi presenti per un articolo. Inoltre per ogni classe sono caricate le liste e quindi un alunno può consultare direttamente la lista della propria classe e vedere quali dei libri necessari sono in uso, sono presenti e usati nel sito. Dal punto di vista dei riscontri possiamo dire che sono ottimi, almeno in questo primo periodo. Infatti con una media di circa 20-30 persone al giorno pubblica i propri annunci sul sito,
e diciamo dalle conoscenze che abbiamo, abbiamo anche verificato che come piattaforma sta proprio funzionando. Infatti c'è uno scambio, c'è una vendita che poi noi verifichiamo nel momento in cui chi ha postato l'annuncio decide di ritirarlo, e quindi noi capiamo che il libro è stato venduto con successo. Il vantaggio del sito è proprio che sfrutta le potenzialità del web, che ormai conosciamo tutti quanti bene, cioè il vantaggio di stare a casa, soprattutto nei periodi caldi, evitare le code affollanti, diciamo le code nei periodi pieni, sotto il sole, e quindi ci permette di visionare in qualsiasi momento, a qualsiasi ora del giorno i libri di cui abbiamo necessità. Io ho potuto constatare in prima persona l'utilizzo di questa funzionalità proprio perché, mettendo in vendita un mio libro, sono stato contattato alle 6 di mattina, una cosa diciamo che ho ritenuto davvero vantaggiosa, dal momento che sarebbe impossibile recarsi in un punto vendita alle 6 di mattina poiché sarebbe chiuso. Quindi questi sono i veri vantaggi di un utilizzato e di chi utilizza il sito.